Ciao, ti ricordiamo di iscriverti e mettere un bel mi piace al video. Per noi è importante. Grazie e buona visione. Un caloroso saluto a coloro che si definiscono haters. Un anno fa, Vanessa Incontrada si ritrovò involontariamente al centro del Vores Gossip grazie alla prima pagina dedicatale dalla rivista Nuovo, diretta da Riccardo Signoretti. Il titolo recitava sorprendente in bikini sulla spiaggia di Follonica, e l'immagine ritraeva la conduttrice, originaria della Spagna ma da tempo adottata dall'Italia, in costume da bagno, mostrando un fisico che aveva subito qualche cambiamento. Quella copertina sembrava suggellare un periodo in cui Vanessa era finita nel mirino degli hater a causa delle sue forme più curve, che alcune voci maligne attribuivano alla tensione emotiva scaturita dalla fine della sua relazione con Rossano Laurini. Oggi, dopo oltre 12 mesi, la Incontrada ci incanta con i suoi bikini dai colori vivaci, trascorrendo giornate e serate spensierate con le amiche. E sorridendo con quell'entusiasmo che già 20 anni fa le aveva permesso di conquistare rapidamente l'affetto di tutto il pubblico italiano. Le immagini dell'estate 2022, affermava, non mi hanno ferito, la mia risposta è stata l'indifferenza. E ora, gli scatti che condivide sui social sembrano essere un'autentica risposta a tono, un modo deciso di rispondere alle volgarità e alla mediocrità di coloro che si dilettano nell'arte dell'odio. Vanessa Incontrada dimostra così, con la sua eleganza disarmante, che la determinazione e la fiducia in se stessi possono superare le critiche più aspre. La sua storia diventa una testimonianza di resilienza e autenticità, una lezione per tutti noi su come affrontare le sfide con grazia e dignità. Lascia la tua opinione nei commenti, iscriviti e metti un bel mi piace al video, per noi è importante. Grazie, ci vediamo nel prossimo video.